Buongiorno bimbi. Anch'io, buongiorno bimbi. No, tu no. Tu no, ma perché? Perché no? Un attimo fa non c'era il sole. Faceva freddo. Ah, esatto. Ha anche nevicato questa notte, la prima neve sulle montagne, però si sta già anche sciogliendo perché è stata una spolverata. Adesso fa il sole, dopo una bella serata con i nostri amici. Gianni e Antonietta. Abbiamo fatto una bella serata con loro per festeggiare la nascita del loro nipotino. Si mangia e si beve sempre la dio da loro. Esatto, ci si trova veramente bene. Due persone eccezionali. Persone squisite. Squisite, eccezionali. Perciò niente, oggi ci troviamo in questa bella valle. Allora, valle, credo che si chiami Val Vermigliana. Comunque su di là si va al Tonale. Passo il Tonale, invece giù di qua Val di Sole, Di Maro, eccetera, Trento. Che posto bellissimo in cui ci siamo fermati, c'è il fiume, le belle panchine, bello proprio. Oggi è un video di quelli senza un po' di casteggiamento, senza uno scopo, cioè volevamo quasi andare a funghi, anche se non siamo fungaioli. E ho visto sulla cartina che c'è una bella che andiamo su al lago, che non mi ricordo più. Vabbè, ve lo diremo quando ci arriviamo. Ci sono delle cascate. Ci sono delle cascate, faremo una bella cosa gradita a tutti voi bimbi. Se avete richieste, consigli, suggerimenti, scrivete che noi siamo sempre disponibili a rispondere. Non ecco, andiamo a quel paese nessuno. Di solito cerchiamo di fare video in cui si vede qualcosa di interessante. Sì, no, che c'è uno scopo, una meta, una gita o qualcosa. Oggi appunto ci smentiamo, però vabbè. No, però vedrete perché, che sarà. No, perché voglio riempire un po' di sabati, visto che poi partiremo per un lungo viaggio di un mese e mezzo. Non ve lo anticipiamo. Abbiamo preso solo il biglietto di andata. Esatto. E quindi non si. E non sappiamo. E allora preferisco ancora avere almeno le prime avere due, le spalle un po' coperte per, esatto, per riuscire quei video. Tu come sapete tutti sabati mattina. Bene. Esatto. Vabbè, adesso andiamo. Adesso perché ci rispogliamo. Sì, esatto. Tanto è vero che oggi siamo in giro un po' a caso, tanto è vero che partiamo alle ore 11:30. Come milanese. Perché vabbè, giustamente avendo tirato un po' tardi ieri. Stamattina siamo rimasti a letto un po' di più. Un po' di più e ci siamo goduti anche noi. Ce la siamo presa con calma. Quindi oggi si arriva dove si arriva. Sapete che noi non ci fermiamo mai. No, sai che con te si sa sempre dove si parte ma non si sa dove si arriva. È vero. Non in senso negativo, in senso positivo. È vero. Thank you.
al lago di Barco. Si tratta di un piccolo lago di origine glaciale situato a 1904 metri di quota. È un lago abbastanza piccolo perché il suo lato più lungo è di appena 200 metri. Con la cella. Ed è profondo 8 metri. Lo sbocco del lago di Barco è stato sbarrato verso la fine degli anni 20 da un larice portato lì da una valanga. Dai dati dendrocronologici si è stimato che questo larice avesse addirittura circa 500 anni nel momento in cui è stato abbattuto dalla valanga e deposto dove lo vediamo ora. Buongiorno, bimbi. Siamo arrivati. No, non lo so. Siamo arrivati, bimbi, al lago. Al lago di. Perché no? Cioè, non so per quale motivo sto. Inizia con la C. Ah, no, B, Barco. Ah, di Barco, Barco, Barco. Barco, sì. Di Barco, al lago di Barco. È un bel lago. È barca, però maschio. Sentiero a venire è bello, molto camminabile. La giornata, vabbè, va e viene un po' di nuvole, però vabbè, ci sta, dai. Dopo qui alle nostre spalle c'è la capanna del trapper, come quelli dei... Chi è il trapper? Il trapper, quelli dei fumetti che si leggeva, Capitan Cacocodì della Marmotta. Non lo so, io... Capitan Mark. Io avrei detto che era la capanna di Dinamite Bla. Capitan Mark, quella roba lì, sono. No, cosa che non vuoi. Tu non sai chi è Dinamite Bla. Forse no. Io non so chi è. Capitan Mark. Ma quello che c'era il cane spelacchiato, poi quello un po' cicciotto che gli piaceva mangiare. Vabbè, le polpette mangiava. Non lo so. Vabbè, ok, non ve ne frega niente tutta sta roba. Pesciolini. Sì, sì, è pieno di pesciolini piccolini così. E adesso vediamo un po' e poi cominceremo a fare anche il rientro. Facendo una deviazione per arrivare a una malga del Dosso. Malga è qua sopra, facciamo finta di essere arrivati. Comunque qua non guardate i tempi che ci sono scritti sui segnavia, perché non sono assurdi. No, un'ora e 10 ti abbiamo piegato 35 minuti. Aveva sbagliato un po' i cartelli. Sì, vabbè. Avessi un po' la rifura. Sì, no, perché... poi uno ti dice 2 ore e 10 e dopo mezz'ora che cammini ti dice due ore, esatto, vabbè. Ok, adesso torniamo. Andiamo a riprendere il sentiero Calareccia che ci ricollega
con quello che abbiamo fatto stamattina. Ebbene sì, abbiamo trovato anche due porcini, ragazzi, esatto, bimbi, due porcini, stasera si mangia. Dobbiamo decidere che cosa, a cosa cucinare, perché non... La cara proposta, ciarechi con i porcini. O quello, se no c'è la pasta, ma non c'è niente, non c'è nient'altro, non c'è la panna, non ho neanche un po' di aglio per fare il soffritto, non... Ma con l'olio. Se lo ho, non lo so, c'è la ricotta, non so, secondo voi, se ci sta bene la ricotta. Vabbè, quando ci date la risposta, le avremmo già mangiate. Infatti... Se vi sembra, se vi farà orrore che noi mangiamo la pasta con i porcini e la ricotta, vabbè, saltate la scena. Avete una ragione. Perché? La mangiamo lo stesso. Perché d'altronde se c'è quella non c'è poco da scegliere. Bene, dai, che adesso è uscito il sole, ci si riscalda. Che cazzo che... Pardon, che aria fresca che era. Freddo, freddo, freddo. Però, infatti, le vette si sono sbiancate. Eccoci arrivati, alla fine il giretto è diventato giretto di 6 ore, quanto hai detto? 6 ore e mezza? Sì. 6 ore e mezza. Vabbè. Vabbè. Siamo arrivati, 6 ore e mezza di cammino, pa. Girettino, volevo fare un girettino giusto per cancirci le gambe. Appena ti faccio vedere una cosa. Ta-da! Un funghetto, sì sì sì! Funghetto, sì sì sì! La nostra cena! Con neanche profumati? Vabbè, questo è un po' smanciucchiato. Non sale in caso. Un po' smanciucchiato. Vabbè. Uno lei, uno me, basta, dopo dieta. Sono bellissimi dentro. Belli stagni bianchi, sodi, ma non si lavano i funghi? No. Ecco, alla fine abbiamo optato per la ricotta porcini e peperoncino. Massimo. Vabbè, lui il peperoncino dappertutto come al solito, ma vabbè.